Ciao a tutti. Forse non tutti sanno che gli albanesi, oltre a salutarsi con ciao, hanno da decenni accolto come propri denominazioni italiane di utensili e strumenti in vari settori della vita. Io sono molto contento di essere stato chiamato a salutare questa edizione della Settimana della Lingua Italiana. La scorsa edizione della Settimana di Cultura Italiana in Albania è risultata la più densa di eventi, circa 60 eventi in un programma di tempo molto corto, nonché la più amata, ricordandoci e rinnovando la stima e l'affetto verso la cultura e la lingua italiana. Questo sia perché questa cultura è stata presente in suolo albanese, lasciando indelebili tracce in pietra ormai da millenni, sia per via dell'affetto, della simpatia e direi dell'amore degli albanesi verso l'Italia, la lingua e la cultura italiana. Questa lingua è diventata a noi cara non solo per via della melodia in grado di produrre, ma soprattutto, forse perché negli anni albanesi la grande chiusura è diventata per noi la prima lingua della libertà, la lingua dei sogni sul mondo, la lingua dell'amore per quelli dall'altra parte del mare. La lingua italiana è un patrimonio che appartiene non solo alla penisola, ma al cuore dell'intera umanità. Basti pensare al ruolo dei poeti italiani, già agli albori della letteratura. Ne sono testimonianza non solo il ritmo laurenziano, il cantico delle creature di Francesco d'Assisi, la tradizione letteraria della scuola siciliana di Federico II di Svevia, l'opera di Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso e tanto, tantissimo altro. Oggi l'italiano è una delle lingue più studiate nel mondo e non solo per via dell'impegno delle vostre istituzioni negli anni. Personalmente penso che il motivo principale sia un altro, perché avvicina la persona alla cultura italiana in generale, alla profondità del cuore della nostra umanità che nessuna nuova tecnologia o intelligenza artificiale può rimpiazzare come bisogno per tutti i residenti della nostra terra. Da sempre quindi promuovere in casa nostra la cultura e la lingua italiana è stata un'attività del tutto naturale. Perché? Per dirla con le parole di un poeta francese, e per un francese dire questo sull'Italia e sulla cultura italiana è chiaro? L'Italia, ove ogni palazzo pieno di capolavori è un capolavoro esso stesso, ove il marmo, il legno, il bronzo, il ferro, i metalli, le pietre attestano il genio dell'uomo, ove i più piccoli oggetti antichi che si trovano nelle vecchie case rivelano la divina cura della grazia, è per noi tutti, anche per i francesi dunque, la patria sacra che si ama perché ci mostra lo sforzo, la grandezza, la potenza e il trionfo dell'intelligenza creatrice. La lingua italiana è quindi un inno alla vita stessa della nostra intera umanità. Grazie.